di advocacy nei confronti delle istituzioni è iniziata tantissimi anni fa e ultimamente si è concretizzata grazie all'ottimo rapporto che si è creato con l'assessorato regionale alla sanità, il MIUR, ufficio scolastico regionale, e quindi l'università e l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni. È stata un'esperienza molto positiva che ha portato poi alla stipula di un accordo quadro attraverso il quale si portano avanti sul territorio, a parte una formazione comune che è molto importante fra tutti i vari componenti delle istituzioni e delle associazioni, si portano avanti appunto azioni che promuovono il movimento in tutta la comunità. Il progetto Active Voice in Lombardia è stato fondamentale per supportare l'attività di advocacy che già cercavamo di fare come WISP. È stato fondamentale perché è riuscito a mettere insieme tutti i soggetti istituzionali, tutti gli stakeholder del mondo sanitario e del mondo associativo, ed è stata l'occasione per iniziare un lavoro di progettazione condiviso e quindi lo sviluppo, diciamo, di un progetto regionale che troverà la sua applicazione in prima istanza su Milano con un modello che poi sarà replicato in tutta la regione. La WISP Basilicata ha partecipato al progetto di Active Voice attraverso vari progetti che ci sono stati. Uno di questi è Open Space, che è un progetto nazionale WISP, e poi un altro progetto che si chiama Open Playful Space, che riguarda la rigenerazione urbana attraverso l'attività di strada e gli arti di strada. Inoltre la WISP, che da tanti anni in Basilicata si occupa di stili di vita e di appunto di attraverso il movimento, è riuscito a firmare un protocollo d'intesa col Dipartimento di Politica alla Persona. Questo ci permette adesso di essere attori principali, di interlocutori con la regione rispetto alla progettazione futura. Come politiche di genere della WISP nazionale abbiamo incrociato il progetto Active Voice in diverse occasioni, intanto per promuovere il diritto alla pratica rivolto alle donne, con la Carta Europea dei Diritti delle Donne dello Sport, che sicuramente è per noi una base molto importante. Abbiamo lavorato in modo particolare sul comitato di Enna, insieme all'università, insieme alle istituzioni, per promuovere questo progetto di Capitane Coraggiose rivolto al mondo del calcio, quindi un'attività specifica, tra l'altro nata proprio in maniera molto informale, che può diventare anche appunto un progetto anche più ampio, questo delle mamme calcio, appunto delle donne che giocano a calcio. A Trento invece in questo caso abbiamo ragionato con le donne, quindi grazie anche a una ricerca delle università, con le donne che lavorano, e quindi capire con le donne che in questo caso tra l'altro rivolte nel mondo della cura e quindi che in un qualche modo pensano alla salute di altre persone, in modo particolare di persone anziane, appunto cosa possiamo fare per il benessere e la prevenzione appunto rivolto a queste fasce di popolazione. Se pensiamo anche ad altri temi, penso a tutto il mondo LGBT, la WISP ha fatto una scelta, e questo credo che sia anche appunto un'azione importante di promozione, quella del tesseramento alias rivolto alle persone transessuali, unica associazione che ha proprio formalizzato questo tipo di scelta e che sta appunto, almeno crediamo, nelle azioni di promozione, di inclusione, di diritto alla pratica. Active Voice è stato soprattutto un percorso culturale. Noi abbiamo voluto influenzare
non soltanto appunto le istituzioni ai vari livelli, ma abbiamo cercato anche di influenzare a proposito della multisettorialità e di come immaginiamo noi si debba appunto intervenire con politiche trasversali, anche per esempio le università, anche per esempio l'associazionismo e i corpi intermedi che fanno riferimento al terzo settore italiano. Promuovere sani stili di vita oggi per la WISP non vuol dire solo ed esclusivamente promuovere buona salute, ma vuol dire promuovere qualità della vita in modo complessivo, e la qualità della vita attraverso la pratica sportiva costruisce buone relazioni, e quelle buone relazioni danno opportunità di coesione sociale. WISP Lazio ha un rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Roma del Foro Italico, e sia per il tirocinio degli studenti sia per alcune attività di didattica sull'attività motoria per l'età anziana curate dalla WISP, e sia per la valutazione di una serie di progetti WISP che si sono svolti sia a Roma che nel Lazio. E questa collaborazione dura da molto tempo ed ha un valore molto importante, perché ha un valore di advocacy allargata e ha un valore anche culturale riguardo le politiche per la vecchiaia e l'invecchiamento attivo. Il progetto Active Voice ci ha permesso di girare l'intero territorio ed avere rapporti con le istituzioni locali, le istituzioni intermedie, le regioni e le istituzioni nazionali, Parlamento, Governo e Ministeri. Ha anche dato la possibilità alla WISP di dire che l'influenzamento che noi possiamo fare nel rapporto con le istituzioni e le reti sociali permetterà ancora di più alla WISP di essere protagonista per garantire un benessere individuale e collettivo delle persone e delle comunità. Active Voice attraverso l'ISCA ha dato modo all'UISP di essere leader sia a livello locale che a livello nazionale della creazione e consolidamento di reti da Milano a Enna, per cui dalla Lombardia al sud, alla Sicilia, da Sassari fino all'Emilia Romagna, di reti sulla promozione della salute. È stato un grandissimo progetto che ci ha dato l'occasione di consolidare rapporti e di creare nuovi rapporti. Utilizzeremo l'action plan di Active Voice anche in futuro, perché è un utile strumento per consolidare i rapporti e le relazioni e le reti a livello locale e nazionale. Active Voice è stato un progetto che ci ha aiutato a sviluppare il sostegno alle attività che la WISP svolge nei territori, quindi nelle città, nei comitati, nelle regioni, dove tradizionalmente svolgiamo un'azione di promozione dell'attività fisica in collaborazione con le istituzioni. E da questo punto di vista Active Voice sicuramente è stato un progetto che ci ha aiutato, ci ha sostenuto. Questa era la funzione, questo era l'obiettivo, e quindi sicuramente possiamo dire che ha svolto questo ruolo. E per il futuro uno degli strumenti, uno dei risultati anche di questo progetto, che è stata la pubblicazione prima delle strategie per l'attività fisica dell'OMS europea, e adesso invece per il futuro in particolare ci doteremo dello strumento del piano d'azione globale per l'attività fisica, che abbiamo tradotto in Italia e lo distribuiremo, e sarà uno strumento importante per premere sulle istituzioni e sugli altri stakeholders perché facciano ognuno la propria parte per rendere i cittadini europei e i cittadini italiani in questo caso più attivi fisicamente, quindi più socialmente inclusi, più, anche più contenti, più felici.